Siamo belli come al solito, quindi poco. Vai, così si fa. Se lo faccio senza parlare, inutile. 3, 2, 1. Salve a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo video, finalmente siamo tornati. E lui si mette queste siamo cose arrabbiati. In faccia. Finalmente siamo tornati con un video un po' particolare. Sì, ci ha messo un'enfasi a fast'intro. Pareva che non so, sta che annuncia qualcosa di brutto. Oggi cosa faremo? Che ne so io. No, non è vero, bentornati sul mio canale, perché c'è gente che ha commentato: ah, ho appena visitato il vostro canale. No, 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 sì, abbiamo, fidati che te sei sbagliato. Il canale è mio, non è di lei. È tornata anche Sergetta truccata, perché sì, ti hanno dato del gay. Ma oggi siamo qui appunto per parlare di una cosa molto importante, ovvero lo scorso video che abbiamo fatto. Praticamente abbiamo fatto un video, sicuramente l'avrete visto, perché veramente l'hanno visto tutti, c'è una cosa assurda. Carne abbiamo fatto. E se non l'hai visto, vai sopra nelle schede, appunto. Perché lo so che non l'hai visto. Ma nelle schede, se no ti veniamo sotto. Mamma che, se ti viene lui sotto casa, fa più paura. Era un video sulle risposte più assurde ai compiti. E abbiamo letto dei commenti, cioè lui ha letto. Esatto. E quindi oggi mi fa leggere questi commenti. Sì. Avete fatto dei commenti assurdi, veramente imbarazzanti, quindi niente. Vabbè sì, però se gli dici così commentano più video. Abbiamo ricevuto dei commenti veramente imbarazzanti, direi, no? Sì, divertenti, anche poi commenti strapositivi, che chiaramente non leggere, cioè è inutile, non è divertente leggere commenti positivi. Ma infatti, che ce ne sono stati tantissimi, vi ringrazio come al solito, ma adesso signori ci dedicheremo ai commenti più malati, diciamo. Più malati, più autistici, sì. Insomma, partiamo. Per dove? Partiamo con un commento tranquillo, in realtà tranquillo, di una persona che ha deciso di darci proprio una legge di vita clamorosa. Però non ci ha insultato, cioè forse sì, però l'ha fatto elegantemente. Lorenza, forse si chiama Lorenza anche lui. Può essere, no. Può essere, che appunto noi ricordiamo Salvatore, che nello scorso video avevamo detto nome Lorenza. Comunque vi vogliamo bene, siete speciali comunque tutte le Lorenze. Che nome del merda, pure il plurale l'ha dovuto dire. Comunque a parte gli scherzi, noi chiaramente scherziamo. Evidentemente lei non l'ha capito, perché ci scrive: Lorenza fa parte di tanti nomi propri femminili. Se non conosci tutti i nomi, non vuol dire che siano e non prendere per il culo se non conosci. Perciò, dato che sei ignorante, cerca di arricchire il tuo vocabolario lessicale. È arrivato una filosofa, signore. Scusi, prof. La persona che porta questo nome te lo consiglia altamente. Scusami, vabbè, la prossima volta mi chiamerò Sergio nel video. Adesso però cominciamo con gli insulti seri. Cioè, questo è bruttissimo, io mi sono messo a piangere quando l'ho letto. Sei un comunista del cazzo. Poi, spazio. No, non è vero, scherzo. Lo so che sei fascista, grande. Elena, invece, guarda che ci scrive. Non so perché, ma mi ricorda tanto il video di Howard. Siamo molto contenti, perché anche i fan di Howard ci conoscono. Mamma, c'è un po' di confusione, però nell'aria, perché Alessandro ci scrive: poco copiato da Stormy. Io sono del parere che ognuno fa video a modo suo. Poi, io personalmente il video di Howard, pur seguendolo, non l'avevo visto, né quello di Stormy. Quindi, se avessi visto risposte identiche, probabilmente neanche avremmo fatto il video. Però il discorso è molto semplice: ognuno lo fa a modo proprio. Sicuramente Howard avrà avuto un'altra reazione rispetto a noi, sicuramente non avrà insultato Lorenza, o forse sì, e in quel caso siamo d'accordo. Eli Kawaii scrive: scuola si scrive con la C, non con la Q. Minuti di applausi. Questo si chiama autismo. Scandisco bene, autismo, Cristo. Cioè è il primo video della serie, ho detto è una serie ironica, pensate. Ma poi la cosa che mi preoccupa di più, sai qual è? Che loro mi correggono tutti, perché tantissima gente, ma corretto, scuola si scrive con la C e non con la Q. Nessuno si è accorto che ho scritto schifo con la K. Bene, ma non bene. Oh, Emanuele scrive prima un commento e fa pagliacci, e poi seconda fa la doppietta personale e scrive: fate schifo anche ai porci, due pezzi di merda, uno più schifoso dell'altro. Spero che tu ti sia sfogato adesso. Grazie. Stai tranquillo. Grazie. Ora ti sei liberato finalmente. Poi si fa tutto il villaggio turistico. Barbara ci scrive: due froci, a parte che gay, portagli rispetto. Infatti, mi devi portare rispetto. Ovviamente ti scherzo. No. Ma non benissimo.
Tant'è vero che poi Fabiana scrive: Ciccio, ciao, con te, vita, perché c'hai i one shot. Se vuoi prendere in giro qualcuno, prendi in giro te stesso, che hai tanti problemi. Ma poi, cioè, prendere in giro chi? Cioè, si chiama Fabiana, manco si chiamasse Lorenza, dici no, che ti viene preso in giro. Ma tu devi capire, Fabiana, ok. Tu devi capire che nel 2018, perché ci siamo ormai, siamo fortunatamente, auguri a tutti, e l'ironia non è cosa per tutti. No, infatti. È complicato. Non esco con gente per bene, solo con gente per bene. Viva le pubblicità occulte della Pepsi, della Coca-Cola e della San Carlo. A proposito, hanno mandato i soldi del pagamento? Ancora no. Ancora no? Ancora no, perché non era contrattuale, che stavano fregando. Comunque, a parte gli scherzi, cioè, ma magari ci pagassero la Pepsi e la Coca-Cola, cioè, ma proprio, ma va bene, cioè, ma pure gratis. Pur di pure gratis. Te pagano gratis? No, nel senso, cioè, una collaborazione con la Coca-Cola pure gratis la farei. Vieni qua, tranquillo. Te voglio bene come se fossi normale. Mi avete insultato. Lasciate like per Sergix. Comunque, signori, io ormai sono, insomma, così, infacciato in questo modo. Volevamo dirvi intanto la motivazione per la quale abbiamo fatto questo video. Perché, per carità, noi ci scherziamo su, abbiamo riso tantissimo di fronte a certi commenti. Sappiamo che esistono degli haters, sappiamo che esiste gente che commenta senza usare la testa, anche perché, insomma, quelli che a me fanno un po' più sorridere sono quelli che scrivono cioè correggono il fatto, sì, che io scriva a scuola male. Poi mi fa un po' piangere che non si accorgono che scrivo schifo. Adesso, che messaggio vogliamo dare a questo video? Al di là del lato ironico. Ah, che secondo me un messaggio interessante è che non bisognerebbe commentare casualmente, ma uno dovrebbe cercare di cogliere l'ironia alla fine. Sì, ecco, sta tutto là, poi c'è chi la vuole cogliere e chi non la vuole cogliere. Per carità, non è che adesso con questo video voglio far cambiare il mondo, anzi mi divertirò in futuro a rileggere i commenti, perché, anzi, vi lascio qui sopra un altro episodio da Scuola Fa Schifo, che è l'ultimo che è uscito, in cui io purtroppo li ho letti, perché mi sarebbe piaciuto leggere anche quelli positivi e più divertenti assieme a Sergix, quindi vi lascio qua sopra quel video in cui li ho letti. E in futuro magari facciamo questa cosa, perché è molto divertente, quindi voi, per carità, continuate a commentare, continueremo a leggere anche quelli negativi. L'unica cosa che vi si chiede, a me dà un po' fastidio, però tocca farci l'abitudine, tu sicuramente lo sai meglio di me: avete copiato questo, avete copiato quell'altro? No, perché se Dread, e mi è successo, fa un video, lo fa uscire il giorno dopo il video mio e mette lo stesso titolo e nel video fa le stesse cose, Dread non mi ha copiato, è casualità. Se lo faccio io nei suoi confronti, l'ho copiato. A me sta cosa non sta bene, è questione di rispetto.